Alessandria ieri sera ha giocato in Coppa, ha segnato 5 gol al Pavia, che comunque era imbottito di ragazzi della Berretti, però è una squadra che soprattutto in casa sa farsi valere, no? Che avversario troverà l'Arezzo domenica? Io ritengo che come potenziale umano potrebbe essere secondo solo al Novara, come potenziale umano, una squadra fortissima che non c'entra nulla con la categoria, però che non ha continuità di risultati, non perde molto ma non vince moltissimo. È una squadra molto forte da affrontare con grande sagacia tattica. Noi stiamo lavorando, chiedo venia, su 3 strutture che loro potrebbero interpretarle in fase di in corso gara o addirittura all'inizio della stessa. Loro propongono un 3-5-2, un 3-5-1-1, un 3-4-1-2 a secondo se gioca Taddei o meno come trequarti, ma addirittura anche un 4-3-1-2. Quindi ci sto lavorando, come d'altronde facciamo sempre, lavorando sui dettagli, perché il tempo, se uno vuole fare l'allenatore, non basta una giornata. Se poi uno vuole fare l'accompagnatore, allora fa le 2 ore e va via. Rientrano di sicuro Panariello e Bonvissuto dopo la squalifica. Le chiedo come sta Carcione. Ma Carcione, se io avessi fatto un gesto soltanto per me e per l'Arezzo, l'avrei potuto mandare in campo anche contro nell'ultima interpretazione contro il Feral Pisalo, però il rischio era alto. Quindi, siccome ritengo Carcione un giocatore indispensabile nell'economia di gioco dell'Arezzo, l'ho voluto preservare e ci sono grandissime possibilità di averlo in campo da Alessandro. Mister, si parla anche di mercato, no? Soprattutto in relazione agli svincolati adesso e poi a gennaio. Cosa sta facendo l'Arezzo? Se si sta guardando intorno e soprattutto cosa le servirebbe per migliorarla questa rosa? Allora, io voglio chiarire, l'Arezzo ha una struttura, penso, all'avanguardia. Magari se mi date l'onore di venire nei miei uffici vi faccio vedere. Noi abbiamo individuato, o meglio, ho individuato, perché il responsabile dell'area tecnica di questa società penso di essere stato sempre io, anche quando avevo l'onore di lavorare con altri direttori. Se voi andate sul sito si evince responsabile area tecnica Enzo Laguano. Quindi io ho selezionato o individuato determinati giocatori, perché mi sembra riduttivo dire serve solo l'attaccante. Io dico, l'Arezzo è più difficile salvarsi quest'anno che vincere l'anno prossimo, per come siamo partiti, per tutte le situazioni su cui abbiamo lavorato e che stiamo continuando a farlo, perché è inutile rimembrare il passato è storia, quindi ci sono delle situazioni inconfutabili. Quindi ogni partita ci sono 4 persone che hanno fatto calcio anche a buoni livelli, che vanno a vedere questi giocatori che io ho individuato per gennaio, e io ho delle relazioni, in base a queste andremo eventualmente a fare questi acquisti che dovranno darci, magari dovranno rinvincolare la rosa, non migliorarla, perché io ho un grandissimo gruppo, però in alcuni settori siamo pochi, sia in funzione di quest'anno ma soprattutto in funzione futura, perché le parole del presidente penso che non lasciano dubbi quando dice voglio fare un grande Arezzo, ho dato mandato di prendere giocatori anche in funzione del prossimo campionato. Quindi ad Arezzo non si vive alla giornata, ma non serve fare chiacchiere, serve nel calcio come nella vita fare i fatti. Quindi noi dovessimo salvarci quest'anno, stiamo lavorando anche in funzione per far sì che l'Arezzo ritorna nei campionati che gli appartengono.